Allora, facciamo un esperimento, registriamo direttamente con OBS, quindi vediamo anche come si ottiene. L'idea è quella di far capire come usare OBS per fare le nostre cose. Benissimo. Allora, adesso tolgo il mio faccione, come chiamano alcuni, andiamo allo schermo intero, e nello schermo intero, diciamo, andiamo sotto OBS download. Da OBS download vedete che si scarica comunque il software, che vale sia per Windows che per Linux che per Mac. Io l'ho già installato ovviamente, quindi non ci sono tante cose. E poi abbiamo praticamente, quando lanciamo l'OBS, abbiamo praticamente l'interfaccia che poi vedete qua, questa, no? Ora, questa interfaccia è, come vedete, adesso sto registrando questo video e sta registrando lo schermo, quindi appare questo effetto a catena, no? Ma noi possiamo ignorarlo, questo, ignoratelo pure, e vediamo un po' come è strutturato. Allora, è strutturato con una parte qua sotto, dove abbiamo semplicemente l'elenco delle scene, l'elenco delle fonti e l'elenco, diciamo, dei mixer audio con le transizioni e altre cose, insomma, particolari. Allora, importantissimo, nelle impostazioni possiamo impostare la lingua italiana, e quindi possiamo vedere impostazioni e vediamo che abbiamo italiano. Abbiamo altre cose che possiamo impostare, ma fondamentalmente quella è una delle più importanti. E l'uscita, dobbiamo dire dove ci mette i vari pezzi, no? Quindi le mettiamo in questo momento sotto, le ho messo sotto D, sfogliate e mettete dove volete. E quindi a questo punto lui, diciamo, in generale è capace di fare registrazione. Ora, perché io dico sempre che questo modo di OBS è un po' complicato? Perché c'è queste scene, fonti, mixer, audio, in particolare scene, che non sono per niente intuitive. Ok? Quindi per scene lui intende una ad esempio, se faccio il faccione, praticamente lui passa, vedete, dovrebbe essere visto, dovreste vedere la mia faccia. Se invece torno a schermo intero, praticamente c'è quest'altra cosa, no? Che ho cliccato. Ora, quando sono su una certa registrazione, posso adesso far vedere, perché è un po' difficile per capire cosa state vedendo. Comunque state vedendo lo schermo completo e quindi state vedendo in pratica anche OBS, perfetto. Allora, quando voi le scene sono praticamente una disposizione di fonti, cioè di schermo o altre cose. Normalmente, se voi fate lo screen sharing, come io faccio spesso, fate sempre il cattura schermo o cattura finestra. Quindi, quando andate qua, praticamente create praticamente una scena, se no, c'è già la scena di default, o se no la create. E poi al suo interno gli inserite, praticamente vedete che potrei fare praticamente più e posso aggiungere altre cose, ma le cose più importanti sono cattura schermo, cattura finestra e poco più, insomma, non è che abbiamo tante cose. Ricordatevi, quando fate questo dovete creare, anche questo è controintuitivo, non è che vi chieda esattamente cosa fare, ma vi chiede il nome di qualche cosa da aggiungere. Quindi quando faccio qua creo la finestra e quindi mi fa vedere il nome di una fonte che devo mettergli, e quando gli metto il nome della fonte praticamente poi dopo mi chiede quale fonte, e le fonti praticamente mi dice qua finestra, quale finestra mettere. Questo può essere un po' controintuitivo perché lo fai in due termini. Inoltre fa vedere sul retro questa cosa che a me mi confondeva molto, cioè fa vedere praticamente come verrebbe questa cosa all'interno cioè praticamente mi chiede anche di posizionare
la fonte all'interno della registrazione. Okay? Quindi noi questa cottura alla finestra la togliamo, facciamo annulla, vedete, ok, quindi togliamo con il simbolo del coso, rimuoviamo la finestra che abbiamo aggiunto. Ok? Quindi torna praticamente alla cattura schermo, quella originale con cui stavamo facendo. Ok, quindi scegliete pure una scena, che sarà la scena principale, mettete all'interno della scena la fonte, ordinate praticamente con questo cosino qua ordinate dove mettete la fonte, tendenzialmente la mettete a schermo intero, e poi c'è ancora il mixer audio che è importantissimo. Mixer audio, quando fate impostazioni, praticamente vi compare sotto audio. Potete selezionare il microfono che vi interessa. Io ho selezionato il mio tono che ho, ma voi selezionate il microfono che avete. Se volete l'audio del desktop, usate il predefinito oppure mettetegli l'audio corrispondente. Quindi qua, comunque predefinito dovrebbe andare bene. E in questo modo potete scegliere. Tenete conto che su Mac, ad esempio, non è molto facile salvare l'audio del desktop, perché sono delle cosine che sono un po' delicate. Okay. Quindi, quando avete fatto, potete tranquillamente fate qua, qui compare a destra. Voi potete vedere praticamente non so se lo vedete nella registrazione, ma a tutta destra avete praticamente una sequenza di cose, di controlli, si chiamano in italiano. I controlli hanno le impostazioni e hanno la avvia registrazione e termine registrazione. Al termine della sequenza voi vi ritrovate praticamente dentro la cartella che avete selezionato come output. Quindi di 2 punti, quello che è, la registrazione è fatta. E io ci ho impiegato un attimo per ottenere e per riuscire a fare effettivamente il salvataggio. Non sono neanche sicuro che questo video venga bene. Comunque ci provo, perché essendo un video che sfrutta e fa vedere delle cose di OBS, quindi alcune finestre di OBS magari le vedete, altre no, purtroppo. E quindi diventa praticamente un po' delicato. Comunque, in generale, usare OBS per catturare lo schermo, per catturare un filmato, un screencasting, è un'opzione molto interessante e molto professional, soprattutto se non dovete usare appunto OBS a sua volta. Ok.